Gentili telespettatori, buonasera. Qui Roma, Stadio Olimpico, teatro di un nuovo eccezionale avvenimento nella storia del campionato italiano a girone unico. Abbiamo infatti per la prima volta uno spareggio per la conquista dello scudetto e si fronteggiano in tale circostanza Bologna e Internazionale, che hanno entrambi chiuso il campionato con 54 punti ciascuno in classifica. Si onora in pari tempo la memoria di Renato Dallara, mancato alla stima e all'affetto degli sportivi italiani mercoledì scorso in Milano, dopo essere stato per 30 anni consecutivi l'impareggiabile presidente del Bologna. L'avvenimento sportivo è dominato da questa nota dolorosa che garantirà, assieme al giusto agonismo, correttezza, generosità, disciplina, che il glorioso Bologna e i nerazzurri campioni europei hanno sempre dimostrato in ogni circostanza. Stadio Olimpico affollato, con larga rappresentanza di appassionati giunti da Bologna e da Milano. In tribuna autorità del governo, autorità civili, militari e sportive. Il pomeriggio è caldissimo, con una temperatura di forse oltre 30 gradi. Ecco le squadre allineate, con al centro l'arbitro Lobello di Siracusa, che dirigerà il confronto. Le formazioni annunciate sono le seguenti: Bologna, Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janic, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nilsen, Haller e Capra. È stato escluso pertanto Renna dal posto di ala sinistra e al posto di Renna è stato messo in campo Capra, terzino. Internazionale: Sarti, Burnic e Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez e Corso. Si procede alla scelta del campo. Ha vinto il Bologna, sceglie il capitano Pavinato, ha scelto di allinearsi alla sinistra della tribuna d'onore. L'Inter giocherà quindi la prima parte della gara contro Sole. L'Inter ha sciolto la riserva di far allineare o meno Jair solo all'ultimissimo istante. Jair ha eseguito una prova e giocherà. Ripetiamo, nel Bologna è stato escluso Renna ed è stato allineato invece Capra all'ala sinistra, ala tattica. Gruppo fotografico per l'Internazionale. Gente camiciata, scamiciata sugli spalti, gente che ha varcato i cancelli dello stadio sin dalle 13:30, ora dell'apertura. Il Bologna si era già disposto per battere il calcio d'avvio, ma avendo lo stesso vinto la scelta del campo, sarà l'Inter a effettuare il primo movimento di palla. Sono le 17:15 esatte, prima dell'avvio, un minuto di raccoglimento alla memoria di Renato Dallara, presidente del Bologna deceduto. È stato in questo momento ricordato l'appassionato presidente, l'autorevole condottiero dei rossoblu bolognesi per lunghi, ininterrotti 30 anni. Si riprende Mazzola, Suarez.
il terzino Bugnic, Jair, Mazzola, Tagnin, Suarez, il terzino Facchetti, Suarez, Bulgarelli che tocca, Suarez che avanza, Suarez a terra. Devono già correre il dottor Quarenghi e il massaggiatore della casa. Intanto l'arbitro in questo momento non inquadrato, mentre Suarez si rialza, ha convocato il capitano Pavinato assieme a Bulgarelli. Il gruppo si è ora sciolto e si procede col calcio di punizione in favore dell'Internazionale. Tira corso. Dopo un tocco di testa di Furlanis, quello di Capra, discesa di Fogli. Rinvio di Picchi su Nielsen. Passaggio di Guarneri, Milani deviazione. Sulla palla Bulgarelli. Poi il passaggio di Furlanis a Capra che mette in azione Perani. Pallone uscito dal fondo e cortese invito di Perani ai fotografi di non mettersi troppo addossati alla linea di fondo, ostacolando quindi la possibile conversione dell'ala quando giunge al termine nel tentativo di concludere il cross. Respinta di Furlanis. Discesa di Suarez. Bulgarelli, Suarez, Janic. Altra entrata. Suarez a terra. Tagnin, Jair. Pavinato. Ancora a terra Suarez. Si rammarica Janic e scambia con Corso una leale e cavalleresca stretta di mano per le scuse appunto presentate da Janic. Dopo le scuse presentate da Janic, Suarez si rimette in piedi. Rimessa in gioco di Haller per il capitano Pavinato a Furlanis. Guarneri. Il Bologna è schierato con Janic libero, che lascia adesso la palla al portiere Negri. Poi da destra a sinistra lo schieramento è così. L'ala sinistra Capra che discende con la palla al piede. Fogli, Furlanis, Tumburus e Pavinato. A centrocampo, un po' più avanti, Bulgarelli. Poi uomini di punta, Perani, Haller e Nielsen. L'Inter ha come libero Picchi.
scattato Burnic. Jair. Tagnin. Jair. Suarez, fermato da Fogli. Bulgarelli custodisce Suarez, discende Haller, passaggio a Perani, fallo del terzino interista Facchetti sull'ala destra bolognese. Da Facchetti a Picchi. Guarneri, dicevamo dell'Inter che ha Picchi libero, Guarneri stopper, i terzini sulle ali, a centrocampo Tagnin e Suarez con Corso, le punte sono Jair, Mazzola e Milani. Primo calcio d'angolo del pomeriggio in favore dell'Internazionale, siamo all'ottavo minuto del primo tempo. Da Nielsen a Janic a Perani, spostatosi a sinistra, Haller. Rinvio di Suarez per Jair. Entra in azione Bulgarelli, poi Mazzola. Accordata punizione all'Internazionale dopo l'intervento di Furlanis. Suarez. Sul lancio di Negri, la respinta di Facchetti per Corso. Suarez, Facchetti. Milani che alza. Appoggio di Negri verso Haller. Fallo laterale. Suarez da Burnic. Tagnin. Fogliene ha contrastato il passo. Haller imposta su Nielsen, centravanti. Suarez ferma. Guarneri discende. Serve Suarez. Tagnin. Suarez. Respinta di Pavinato per Fogli. Sulla palla Corso. Respinta di Janic. Picchi. Palla raccolta da Tagnin che mette in azione Suarez. Tagnin, Suarez. Tagnin. Discesa di Capra. Guarneri che aggancia, imposta ancora su Suarez. Burnic, Picchi, Tagnin. Suarez. Fallo di Tumburus su Milani. Lancio di Mazzola, aggancia la palla Tumburus, Capra serve, Furlanis serve Capra. Haller riceve, deviazione leggera di Burnic, Bulgarelli a Perani. Bulgarelli, deviazione di Facchetti. Entrata di Fogli, Tagnin, Bulgarelli.
fatta ripetere la punizione. L'arbitro Labello ha fatto segno nel frattempo a Bugarelli di essere entrato a gamba tesa. Da Tagnin a Jair. Fogli. Rovesciata di Guarneri. Fallo laterale in favore del Bologna. Minuti di gara 12. A Fogli da Pavinato. Restituzione a Pavinato. Servito Suarez. Corre Mazzola, ma lo anticipa Burnic. Servendo Capra. Haller, Bulgarelli, Capra, calcio d'angolo sulla discesa di Capra in favore del Bologna. Non concesso. Proteste. Alla palla Picchi. Corso. Tagnin. Milani. Haller. Pavinato. Discende Fogli. Fuori gioco. Regola del vantaggio dopo lo sbandieramento del guardiarine, come da gesti ampi fatti dal signor Lobello. La palla a Suarez da Tagnin. Milani, Tagnin. Burnic. Corso. Entrata di Fogli per Bulgarelli. Fogli. Fogli che passa a Nielsen, fronteggiato da Guarneri. Picchi. Guarneri. Suarez. Corso. Corso. Fuori gioco. Discesa di Capra. Haller. Scambio con Capra. Perani. Guarneri. Tagnin. Jair. Milani spostato alla destra. Lancio lungo. Fallo laterale per il Bologna. Palla a Pavinato, scusate, che lascia a Negri, come vedete. Impostazione su Capra. Respinta di Fogli. Da Facchetti a Picchi. Sulla rovesciata di Furlanis, imposta Tumburus per Capra che tocca a Bulgarelli, Suarez a Tagnin, Mazzola.
Pavinato. Picchi. Corso, Burnic, Suarez, Facchetti, applausi su questa triangolazione, restituzione a Suarez, a Tagnin, Facchetti, Corso, deviazione di Mazzola, tocco di Fogli, discesa di Capra, Perani, Haller, Perani, Picchi, Fogli, Nielsen, primo tentativo di tiro a rete della giornata. Siamo al 17° del primo tempo, risultato 0-0. Milani che cerca di sfuggire a Tumburus. Fallo laterale del Petroniano e rimessa dell'Inter con Mazzola a Suarez. A Burnic, Tagnin, rinvio di Furlanis, entrata di Suarez, percorso, Capra che respinge per Fogli, a Bulgarelli, Capra. Fallo laterale di Facchetti. Perani verso Haller. Gamba alzata di Burnic. E conseguente punizione, gamba alzata di Burnic, dicevamo, su Haller. Gioco pericoloso. Punizione a due. Non si può, cioè, segnare direttamente una rete. Fatto osservare la distanza regolamentare a Picchi e a Facchetti. Nella barriera si è insinuato, come vedete, anche Corso. Tocco per Haller, tiro, deviazione all'indietro assai pericolosa di Suarez, che ha alzato in campanile e che determina ora al 20° un calcio d'angolo anche in favore del Bologna. Risultato Bologna 0, Internazionale 0, batte dalla bandiera del calcio d'angolo Perani. Nielsen, Facchetti, fallo di Nielsen e punizione per l'Inter. A Guarneri, Mazzola, fallo di Furlanis. Tirato Guarneri per Milani. Jair, Milani. Finta di Janic per Negri. E impostazione su Capra. Facchetti, Suarez. Mazzola, Tagnin, Haller. Quindi Fogli.
Pavinato tenta la discesa, lo anticipa Picchi, servito Jair. E Haller che lancia su Perani e che riceve ancora fallo di Facchetti su Perani. Punizione quindi per il Bologna. Ha tirato Capra su Haller. Restituzione. Suarez verso Mazzola. Entrata pulita di Furlanis. Nielsen tira. Ventiduesimo minuto del primo tempo. A Guarnieri da Suarez. A Mazzola. Deviazione di Janic che trova comunque pronto a spostarsi da destra a sinistra Negri. Quindi Capra, dal quale sino a questo momento sono partite tutte le azioni, tutte le discese dei pedroniani. Picchi. Corso. Jair. Lesto, Pavinato, respinge su Fogli, Guarnieri imposta su Suarez. Milani passa al centro, riconquista la palla il Bologna con Haller. È Tumburus ora che discende. Si avvicina Perani, riceve. Passaggio a Nielsen. Salva con un'entrata prodigiosa il portiere Sarpi sul tiro di Nielsen. Siamo al 24esimo, il più insidioso tiro verificatosi sino a questo momento. Autore Nielsen, centravanti. Battuto il tiro da Perani. Ancora Capra in azione. Lancio per Suarez. Verso Mazzola, anticipato da Furlanis, entra in azione Fogli. Corso. Passaggio a Mazzola. Janic che anticipa Milani. Fatto viaggiare Pavinato. Fallo laterale di Suarez, rimesso in gioco del Bologna con Pavinato stesso. Minuti di gara 25, risultato 0-0. Punizione per l'Inter battuta da Suarez. Controllo di Janic. Deviazione di Jair. Entrata di Pavinato. Suarez a Facchetti. A Picchi. A Suarez. Guarnieri. Fallo di Mazzola su Furlanis. Lancio di Fogli per Capra. Fallo laterale di Picchi.
Fogli, Haller, Corso, Suarez. Galoppa in avanti Milani inseguito da Tumburos. Entra Jair, Corso, appoggio verso Mazzola, anticipato da un'entrata sveltissima di Bulgarelli. Da Picchi a Suarez. Guarneri. Verso Milani che tocca di testa su Jair. Una saetta che Negri controlla tempestivamente appostatosi. Siamo al 27° del primo tempo. Risultato 0-0. Discesa di Capra, controllo di Burnic, rimessa segnata al Bologna. Haller, Capra. Facchetti che respinge su Perani, mentre interviene Fogli lanciando Haller. Capra. Alleggerimento di Guarneri e appoggio su Suarez. Avanza Tumburus. Fallo laterale dello stesso Suarez, rimessa in gioco di Tumburus a Fogli. Perani. Haller. Deviazione di Burnic, terzo calcio d'angolo, ora al 29° contro 1 in favore del Bologna. Tira Perani. Fatto viaggiare Guarneri. A Jair, Guarneri, Tagnin. Caduto Jair per contraccolpo, entrata cioè di Janić sul pallone, ribattuto sul piede di Jair, a terra. Si rimette in piedi l'ala destra dell'Internazionale mentre osserviamo Negri pronto per il rilancio. Guarneri, Suarez. Lancio verso Mazzola e fallo laterale di Capra. Corso, rovesciata di Fogli, Milani, Corso, quindi entrata di Furlani se fallo laterale. Corso rimette in gioco. Mazzola. Come di consueto, come vedete, ecco Capra iniziare la discesa per il Bologna. La intercetta Facchetti, a Corso, Suarez.
Bulgarelli che segue metodicamente Suarez. Fallo di Fogli su Corso. Ammonito Suarez dal signor Lobello. Guarneri. Sono pronto dell'Inter sul lungo diagonale di Guarneri, conclusione sul fondo petroniano. 32esimo minuto del primo tempo, risultato Bologna 0, Internazionale 0. Il calci d'angolo 3-1 in favore del Bologna. Le battute a rete sino a questo momento 3-1 in favore del Bologna. E sempre Nielsen al 17, al 22 e soprattutto al 24. Per l'Internazionale Jair al 27. Fallo di Facchetti su Perani. La palla scagliata da Fogli terminata in fallo laterale. Da Corso a Suarez. Milani. Lo insegue Tumburus. Prende Janic, imposta su Bulgarelli. Passaggio per Nielsen. Conclusione sul fondo interista. 34esimo di gara nel primo tempo, risultato 0-0. Janic. Burnic, Jair, Mazzola, fallo di Furlanis. Furlanis alleggerisce su Negri, a Capra che lascia poi a Fogli. Rilancio per Capra. Perani. Alto il passaggio per Nielsen, finta di Guarneri, rimessa in gioco dallo stesso difensore nero-azzurro e quindi servito Tagnin. Suarez. Fallo di Bulgarelli. Gambetto a Suarez, ammonizione scritta. Tira Corso. Entra Fogli. Poi Furlanis. La cui respinta è raccolta ora da Facchetti. Suarez. Capra sorveglia. Riesce a fermare Suarez.
interviene Picchi su Facchetti e quindi su Corso la palla. Haller, Corso, Burnic, Tagnin. A Capra. Rimessa in gioco di Bulgarelli. Anzi, punizione assegnata al Bologna. Pallone sbattuto su un braccio di Tagnin, accordata ancora punizione al Bologna. Tira Bulgarelli per Haller. Bulgarelli, Haller, entrata di Burnic, fallo laterale, rimessa in gioco a favore del Bologna, effettuata da Haller. Bulgarelli, Haller, Bulgarelli, Nielsen e poi Perani. Altra occasione favorevole per il Bologna. 33esimo. Discende l'Inter con Corso. Jair. Fallo di Janic su Jair. Da Suarez a Corso. Dopo il rinvio di Capra e dopo un tocco di Fogli ritorna sul pallone Capra. Nielsen attende, respinge Guarneri, interviene Picchi, servito Corso. Suarez. Fallo laterale di Janic, rimessa in gioco di Suarez a Mazzola. Pallone per Suarez, deviazione di Janic, entra Tagnin, Milani. Trentanovesimo minuto. Siamo sullo 0-0. Discesa di Capra. Fallo laterale. Rimessa di Tagnin per Suarez. Impostazione su Milani. Fallo di Furlanis. Punizione battuta da Suarez. Burnic. Minuti di gara 40, risultato Bologna 0, Internazionale 0. Dopo l'intervento di Burnic, la semirovesciata di Tagnin e il lancio decisivo di Janic per Haller. Fogli. Perani.
Bulgarelli. E quindi Suarez appostato ora sulla destra. Jair. Altro contraccolpo per Jair, al quale il signor Lobello ha fatto cenno di alzarsi. Traversone di Pavinato per Nielsen. È uscita di Sarti che imposta su Corso. Entra Capra, il passaggio per Allen, smorza Mazzola, tocca Guarneri, riprende Mazzola, fermato da Furlanis. Discesa di Allen. Interviene Suarez e salva. Facchetti lancia Corso. Bulgarelli cerca di fermare la marcia della mezzala dell'ala sinistra interista, Corso. Si allontana Jair e il lungo dribbling di Corso viene interrotto da un'entrata di Janic. Con rimessa ora del fallo laterale effettuata da Tagnin su Picchi. Tagnin, Picchi ancora, tocca Milani di testa per Mazzola, entra e respinge Furlanis a Bulgarelli, a Capra. Scambio Perani, Capra, Perani. Discende ancora Perani, si insinua sulla traiettoria Guarneri servendo Tagnin. Rinvio di Furlanis. Manca un minuto al riposo. Risultato 0-0. Il colpo di testa di Tumburus e la rovesciata di Furlanis per Haller. Il passaggio a Fogli sul traversone. Ponte fatto da Tagnin su Bulgarelli, accordata la punizione al Bologna. Battuta, la palla è a Perani. Picchi rinvia, Tagnin alleggerisce servendo involontariamente Perani, sguscia Haller, tiro, il tacco di Facchetti rinvia debolmente, riprende Burnice, Tagnin, Corso, accordata la punizione all'Inter per il fallo di Fogli su Corso. A Suarez. Tumburus su Milani. Mazzola Milani. Secondo tiro del centravanti nerazzurro, tempo scaduto, 46, recupero per il minuto di raccoglimento è effettuato all'inizio della gara. Corso. Facchetti. Quindi tutti gli spogliatoi per il riposo. Si chiudono così i primi 45 minuti di gara a reti inviolate. Il Bologna è stato più minaccioso sino a questo momento, soprattutto al 17, al 22,
e soprattutto ancora al 24 con Nielsen, che ha ancora scagliato a rete e ha tentato al 33 insieme a Perani. Le conclusioni dell'Inter sono state 3 al 39, al 27, al 39 e al 46. I calci d'angolo sono stati 3-1 in favore del Bologna. Gentili telespettatori, eccovi nuovamente le immagini dello Stadio Olimpico in Roma, dove Bologna e Internazionale stanno per iniziare il secondo tempo della loro partita di spareggio. Risultato del primo tempo: Bologna 0, Internazionale 0. Più numerose e più consistenti le azioni del Bologna nel corso dei primi 45 minuti e soprattutto quella del 24esimo, quando Nielsen stava per battere decisamente a rete. Altre occasioni ha avuto il Bologna al 17, al 22, al 33, sempre col suo centravanti, e al 33esimo minuto ha collaborato anche Perani. L'Inter ha attuato 3 conclusioni a rete, al 27esimo con Jair e al 39 e al 46 con Milani. I calci d'angolo sono stati 3-1 in favore del Bologna. La condotta dell'Inter nel corso della prima parte della gara è stata piuttosto guardinga. Il Bologna ha impostato tutte le sue azioni facendo discendere l'ala sinistra Capra, che ha funzionato da ala tattica. Ripetiamo, si riprende con la ripresa col punteggio di 0-0. Sta per battere il calcio d'avvio ora il Bologna sotto la direzione del signor Lobello da Siracusa. Intanto l'atmosfera si è fatta alquanto più sopportabile, perché ripetiamo, all'inizio della gara si registravano quasi 33 gradi. C'è stata una respinta ora di Facchetti e una decisiva respinta anche di Janić. Manovra la palla in questo momento Guarneri, poi Tagnin, quindi Suarez, avanza Mazzola, il passaggio non riesce su Jair, Negri imposta su Fogli. Facchetti, Milani, fallo di Tumburus, la partita, tolto qualche screzio iniziale, si sta svolgendo sul piano di perfetta regolarità. Jair vince il duello Pavinato, il capitano dei rossoblù, discende affiancato da Burnic, interviene Picchi, Tagnin, il passaggio a Suarez, uno spiovente per Jair, l'entrata finale di Kumburus che salva in calcio d'angolo. Siamo al secondo minuto della ripresa. Ripetiamo i calci d'angolo nel primo tempo: 3-1 in favore del Bologna. Tira Jair, scambiando con Suarez. Jair, dopo l'entrata di Furlanis e Fogli che spazza via, e Facchetti che interviene. Tira Facchetti, si alza e mette in calcio d'angolo il portiere Negri. Il secondo calcio d'angolo della ripresa, siamo al terzo minuto. Cogliamo l'occasione per salutare gli ascoltatori, i telespettatori della Svizzera italiana che si sono collegati per ricevere la seconda parte della gara fra Internazionale e Bologna.
sul rinvio di Negri. Ora il Bologna che gioca contro Sole. Avanza Tagnin. Riceve Milani che rimette in corsa Tagnin ma con un passaggio troppo lungo, mentre sorvegliava sulla linea di fondo Janic. Ecco ancora una discesa del Bologna e Capra fermato ora da Picchi che imposta su Suarez. Pronta rovesciata di Tumburus a Fogli. A Janic. A Tumburus. Suarez. Mazzola. Fogli. Dopo un passaggio di Furlanis che rientra su Corso. Perani schierato a sinistra, Furlanis Haller, marcato come vedete da Burnic. Perani, Haller, Perani. Facchetti Suarez. Janic. Perani Pavinato. Lo spiovente verso Nielsen che ha toccato di testa e Picchi che respinge su Tagnin. Suarez. Burnic. Deviazione di Capra, rientra Burnic, riprende Bulgarelli. Lancio verso Haller da parte di Tumburus, entrata di Picchi. A Suarez. Suarez si svincola da Bulgarelli, cerca di porgere a Mazzola, ma Furlanis anticipa. C'è poi questa rovesciata di Burnic, questo appoggio di Tagnin in avanti, il colpo di testa di Suarez per Mazzola a Tagnin. Milani. Entrata di Capra. Ed entrata di Milani che ha commesso fallo sull'ala tattica del Bologna. Tiro di Guarneri. Suarez dopo il tocco di Perani. Rimessa in gioco di Pavinato. Nielsen. Calcio di punizione per l'Inter per l'entrata di Nielsen su Picchi. Tagnin. Burnic. Tagnin. Mazzola. Fallo su Mazzola. Lancio di Suarez verso Facchetti e respinta di Pavinato per Perani. A Janic, a Pavinato. Bulgarelli. Fogli. Haller. Colpo di tacco su Bulgarelli di Haller. Fogli.
fallo su Burnić. Tira Picchi. Lo spiovente verso Milani, che ha colpito di testa l'entrata di Mazzola, inseguito da Furlanis. Salva di testa in calcio d'angolo Janic. Terzo calcio d'angolo della ripresa, ottavo minuto di gara. I calci d'angolo tutti e tre in questo scorcio di gara in favore dell'Internazionale. Da Jair a Tagnin. Altro intervento di Janic e quindi quarto calcio d'angolo, ora al nono. In favore dell'Internazionale. Tira Mazzola. Si era sganciato per colpire di testa Burnić. Riprende Mazzola. Tenta senza successo la rovesciata Milani e scatta sul pallone Negri. Ecco in azione Fogli. Lo raggiunge Corso. Salva Picchi. Impostazione su Suarez a Corso. Suarez. Tagnin. Rilancio di Furlanis verso Bulgarelli. Haller. Bulgarelli. Fogli. Jair. Burnić. Jair. Alleggerimento di Bulgarelli. Haller, Suarez lo ferma, discende Burnić. Passaggio a Corso. Avanza Facchetti, piazzato all'estremo settore sinistro. Il passaggio avviene su Suarez. Si porta al centro Jair. Salva in calcio d'angolo Haller. Siamo al quinto corner nella ripresa in favore dell'Internazionale. 11 minuti di gara, il risultato 0-0. Tira Jair. La respinta di Facchetti per Tagnin. Suarez. Burnić. Facchetti. Corso. C'è un lancio di Bulgarelli sulla destra con intercettamento di Picchi. A Suarez. Tagnin. Burnić. Tagnin. Non riuscito il passaggio per Jair sul lancio di Pavinato, discende Furlanis. Respinge Picchi. Discende Burnić. Mazzola interviene. Fallo laterale di Janic. Da Mazzola a Corso. Suarez. Lancio troppo lungo. Respinta di Negri sul settore destro dell'attacco bolognese, dove c'è un intervento di testa di Guarneri e poi un alleggerimento del terzino Facchetti.
Picchi, Jair, fallo di Pavinato su Jair. Siamo al 14° minuto del secondo tempo, risultato 0-0. Tira corso per Suarez, entra in azione Jair, Tagnin, respinge Furlanis, alza e passa in rovesciata Bulgarelli a Capra. Perani, Bulgarelli, accorre Fogli, al volo, devia con un prodigioso intervento Sarti, la saetta di Fogli. Ecco la discesa di Picchi su Suarez. Bulgarelli. Punizione per l'Inter. Da corso a Jair. Tiro giunto smorzato fra le braccia di Negri, effettuato troppo da lontano. Tenta la discesa Haller. Furlanis. Fogli. Accorre Furlanis e interviene anche Picchi. Nielsen. Si conclude così un'altra azione notevole del Bologna. 16° Nielsen ne è stato l'autore nella conclusione. Primo calcio d'angolo della ripresa in favore del Bologna. Corso. Mazzola, Jair, scivola il Negretto e perde un prezioso pallone raccolto ora da Bulgarelli. Picchi, applausi, corso Suarez. Milani spostato a sinistra, passaggio a Mazzola. Milani, scippata anche dall'Inter, una preziosa occasione. 17 i minuti di gara, il tiro conclusivo di Milani da non più di 9 metri. Perani, Suarez verso Milani, fallo di Capra sul centravanti dell'Inter, rettifico Tumburus su Milani, punizione di Suarez verso Tagnin, corre Capra, effetto questa rovesciata, rientra, applausi. Bulgarelli, Fogli,
lanciato via il pallone, ammonizione del signor Lobello al mediano sinistro del Bologna. E quindi punizione per l'Inter, battuta da Suarez per Facchetti. Dopo un colpo di testa di Mazzola, la confusione oltre il fondo bolognese. 18 i minuti di gara del secondo tempo, Internazionale 0, Bologna 0. Passaggio di Capra al centro per Perani, palla ribattuta da Picchi che commette al tempo stesso fallo di mano, punizione battuta da Bulgarelli per Nilsson. Entrata di Guarneri e appoggio a Corso. Passaggio su Mazzola. Janic in fallo laterale. Corso. Accorre Tagnin a Suarez. Burnic. Gli toglie la palla Bulgarelli, insiste nel tackle, lo vince. Passaggio a Perani, ad Haller, a Perani. Respinta di Guarneri e quindi deviazione di Facchetti su Corso. Da Fogli a Capra. Haller. Lotta con Corso. Cambio di stretta di mano per il fallo commesso da Corso in questa circostanza su Haller. Fogli Pavinato. Posizione. Tiro. Ribattuta la palla da Picchi e riconquistata da Perani. Pavinato. La deviazione di Guarneri. L'alleggerimento di Picchi. Corso. A Suarez. Tagnin. Suarez. Jair. Entrata pulita con applausi di Janic. Guarneri. Jair Tagnin che lascia Mazzola. Entrata di Perani e lancio su Bulgarelli. Accorre Perani. Tagnin devia, colpo di tacco di Picchi da Guarneri a Burnic. Corso. Si lotta strenuamente su entrambi i fronti. Marcature sempre severe ed attente. Ritmo più sostenuto di quello dei primi 45 minuti. Tagnin Burnic. I minuti di gara 22 dalla ripresa. Tagnin. A Guarneri. Passaggio a Mazzola. Caricato da Furlanis, punizione per l'Internazionale. E Mazzola che discende. Un colpo di testa da parte di Pavinato e siamo al sesto calcio d'angolo della ripresa in favore dell'Internazionale contro uno per il Bologna.
pallone per Fogli. La palla ora per Ani. Accorre Picchi. Rientra per Ani. Deviazione di Guarneri per Picchi e lancio su Suarez. Corso. Mazzola cerca il recupero, contrastato nel suo intervento da Haller, che vediamo palla al piede proseguire, mentre si piazza Bulgarelli. Il lancio viene su, invece su Perani. Haller riceve ancora. Burnic, Tagnin, Suarez. Lo spiovente verso Milani. Caricato. Un due poi a terra. Intervento finale di Capra, accordato la punizione all'Inter, tira Mazzola, invitando Suarez. Palla su Tagnin. Da Negri ad Haller. A Fogli. Si lotta strenuamente, ripetiamo, sull'uno e sull'altro fronte. Difese energiche, guizzi delle punte, tentativi vari. Un'insidia per parte al sedicesimo, effettuata da Nielsen contro la rete interista. E un minuto dopo quella di Milani, che ha calciato al lato da non meno, da non più di 9 metri. Punizione per l'Internazionale. Brevissima barriera dei petroniani, mentre sta per tirare Corso. Bulgarelli avanzato, uscito di barriera, tira Corso. Pallone insidioso, a effetto, tagliato come suol dirsi, e che Negri riesce a fermare. Discesa di Perani. Il passaggio per Bulgarelli. Accorre alle sue spalle Capra. Il tiro di Perani controllato dal difensore Facchetti, 26esimo. Torna a prevalere come tentativi a rete il Bologna, che ne ha effettuati 3 sino a questo momento contro 2 dell'Internazionale. Jair, Haller. Haller dribbla anche il suo collega Fogli, porge a Perani. Sgambetto. O anche contraccolpo. Protesta del pubblico. Suarez. Discende Capra. Lo insegue Tagnin. Esce senza trattenere Sarti, rimedia Guarneri impostando su Corso.
Mazzola anticipato da Furlanis, prosegue Haller. Fogli. Preme il Bologna. Si assesta bene la palla Fogli. Haller. Fallo di picchi su Haller. Invitato Furlanis dal signor Lobella ad allontanarsi. Haller ancora a terra dopo l'entrata di Picchi. Si rialza Dolorante mentre viene accordato il conseguente calcio di punizione in favore del Bologna. Sarti facendo, come vedete, i colleghi di squadra di piazzarsi. A Bulgarelli l'incarico del tiro, mentre si avvicina anche Pavinato ed è vicino al pallone anche Perani. Tira Bulgarelli, tocca per Fogli. Rete, ha segnato Fogli. Bologna 1, Internazionale 0, 30° di gara. Un tocco molto avveduto di Bulgarelli, Fogli insinuato e ora al 30° il Bologna è in vantaggio di una rete a 0 realizzata, ripetiamo, da Fogli. Costernato Sarti. Tripudio nelle file bolognese e anche sugli spalti fra un frenetico agitarsi di gagliardetti rosso-blu. Jair. Corso. Rimpallo. Rinvio di Janic. Nilsen avanza superando due avversari, Gummic e Guarneri. Entra Picchi e salva in angolo. Il secondo calcio d'angolo della ripresa, 31° in favore del Bologna contro 6 in favore dell'Inter. Le reti 1-0 per il Bologna, al 30° Fogli. La manovra è di Haller, poi di Perani, poi di Haller. Altra saetta che è andata a sbattere sull'esterno della rete di Sarti. Picchi. Suarez. Pavinato. Bernardini, allenatore del Bologna, impartisce ordini, così come Herrera, allenatore dell'Internazionale. Perani. Haller. Bulgarelli. Si scontrano Bulgarelli con Perani, come avete notato. Tiro di Haller, ribattuta la palla da Burnic, accorre Suarez e sventagliato il pallone su Mazzola. Accordata una punizione all'Inter.
per carica subita da Mazzola. Tira corso. Mazzola. Palla a Suarez. Pallone fiacco e che se ne va malinconicamente sul fondo. Siamo al 34esimo del secondo tempo ed il Bologna è in vantaggio per una rete a zero. Realizzazione al 30esimo su calcio di punizione di Bulgarelli ad opera di Fogli. Picchi. Suarez. Fallo di Capra sul mezzala sinistra interista. Tira Suarez, interviene Capra, Facchetti ha lanciato in fallo laterale. L'arbitro ha accordato nel frattempo questa punizione al Bologna e discende Capra. La sua puntata per Perani. L'intervento di Facchetti, ancora fallo laterale in favore del Bologna. Haller, Perani, Fogli. Nielsen. Alta la conclusione. Scatto stupendo del centravanti bolognese. Saetta alta sulla barriera di Sarti. Minuti di gara 36. Picchi, Janic, pilastro della difesa rossoblu, Haller, Pavinato, Picchi, Suarez, Mazzola, intercetta Tumbulus, appoggia su Bulgarelli, invito per Pavinato. Sempre Gagliarda, la tenuta di gara dei petroniani. Un pallone ribattuto dalla schiena di Picchi. La rimessa in gioco di Perani. Haller. Fatta ripetere la rimessa in gioco. La effettua Facchetti su Guarneri. Facchetti, Mazzola. Janic interviene, Fogli lancia direttamente un pallone giunto smorzato fra le braccia di Sarti che imposta su Tanin. Fallo di mano di Haller. Suarez. Nielsen, corso. Fogli,
lunga rincorsa di picchi a Tagnin. Haller, Perani, insiste il Bologna nella sua azione offensiva, manovra Fogli, si piazza Nielsen, riceve, rete, raddoppio, stupendo gol, 39esimo del secondo tempo, ha raddoppiato Nielsen, lanciato questa volta da Fogli. Bologna 2, Internazionale 0. Si abbracciano festanti e commossi i giocatori rosso-blu, i quali hanno praticamente vinto da questo momento il loro settimo scudetto. Il loro gioco energico, ben impostato, con manovre impostate su intesa, con velocità, con anticipo, li ha portati sino a questo momento a condurre per 2-0. Mancano 5 minuti o poco più al termine della gara. Festante e commosso è anche il dottor Fulvio Bernardini, l'allenatore, verso il quale vengono indirizzati in questo momento grandi applausi. Fallo su Mazzola. Punizione di Suarez per Jair. L'entrata di Pavinato. Discussione fra Jair e Pavinato. Si dissetano nel frattempo i giocatori. Accigliato e triste Sarti, che ha dovuto incassare sino a questo momento 2 reti. Ecco Bernardini, questo signore col cappello scuro, che ora si siede. Punizione per il Bologna, batte Pavinato. Discende il guizzante Perani, contro il quale si è portato Picchi. La folla continua a sottolineare con scroscianti applausi la volitiva gagliarda prova dei rosso-blu. Entra in azione Suarez. Milani. Dopo un tocco di Capra, alla palla ora Tumburus. Si sta in surplus. Negri. Nielsen, lo ha fermato Jair, tunnel su Haller, salva Pavinato, Jair entra, tocca la caviglia dell'avversario ed accorre pertanto Rigato. Punizione per il Bologna. Mancano 3 minuti circa al termine. Il Bologna conduce per 2-0. Nella ripresa al 30esimo Fogli sul calcio di punizione battuto da Bulgarelli. Al 30esimo, al 39esimo Nielsen su passaggio di Fogli. Lanciato Bulgarelli sempre da Fogli. Avanza bene Bulgarelli. L'arbitro fa cenno di proseguire. Suarez lancia su Mazzola. La rimessa in favore del Bologna. 2 minuti alla conclusione.
I fotografi sono tutti vicino a Bernardini, al dottor Bernardini, l'allenatore del Bologna, che al suo secondo campionato, una volta lo vinse con la Fiorentina, ora lo sta vincendo col Bologna. Mancano però ancora 1:30 alla conclusione. Suarez, la gente grida Fulvio, rinvia il piccolo e sempre guizzante Perani, entra in azione Mazzola e respinge poi Capra. Picchi, che si è battuto con grande generosità e con impegno, imposta su Suarez, a Jair, su alla rovesciata, il colpo di testa di Tumburus, il tiro di Facchetti, l'intervento di Perani. Fallo di ostruzione e calcio di punizione di seconda in area. Bernardini si sta allontanando, si sta portando verso il sottopassaggio. Corso Suarez, tiro altissimo e grida di sgomento degli appassionati interisti. Ecco Bernardini, attorniato dai fotografi, col cuore in mano, con gli occhi fissi sul cronometro, vinto dalla commozione per questo suo traguardo, per questo sogno lungamente perseguito e che sta per divenire realtà. Mentre i giocatori del Bologna stanno in surplus, Bernardini è sottoposto a un fuoco di fila, di lampi, di flash, degli operatori, dei fotografi. Discende nel frattempo Haller. Il Bologna continua a combattere tenacemente nonostante il vantaggio di 2. Tiro, palla quasi a fil di montante sulla destra di Sarti. Tempo scaduto, o meglio fase di recupero. Già i guardialine consultano i loro cronometri, quello del lato della tribuna Tevere ha agitato la bandiera, l'arbitro consacra in questo momento il Bologna campione d'Italia. Grande momento di emozione, congratulazione da parte dei giocatori interisti ai vincitori, ed ecco inquadrato Bernardini, vinto, commosso dalla fatica, dall'emozione. È un momento veramente importante questo del Bologna, che dopo tante fatiche, tante amarezze e tanti contrattempi riesce a coronare questo duro e travagliato campionato, raggiungendo l'ambito e agognato 7° scudetto. Ora vedete Bernardini issato sulle spalle da parte dei suoi giocatori e Herrera che si allontana per contro malinconicamente. Anzi, Herrera si porta verso l'uscita, confermiamo, mentre continuano i festeggiamenti per questo Bologna, fra un tripudio di bandiere rosso-blu, fra un osanna meritatissimo ai campioni e ai neocampioni del Bologna che hanno sudato e vinto meritatamente questa loro grande fatica. Si era dovuti arrivare allo spareggio, il Bologna sembrava che non ce la dovesse fare, qualcheduno lo aveva ritenuto non in perfette condizioni, invece la sua prova di oggi è stata così gagliarda, così convincente, che tutti gli sportivi si inchinano e l'applaudono calorosamente. Gentili telespettatori italiani, la nostra telecronaca dallo Stadio Olimpico di Roma per lo spareggio Bologna Internazionale è terminata.